Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui come tutti i giorni, ore 16 per parlare insieme di carte Pokémon. La settimana scorsa non mi aspettavo un'accoglienza così positiva del video che ho fatto con le due ipotesi di investimento, budget 100 euro e budget 200 euro. Tantissimi di voi mi hanno chiesto di fare una seconda puntata di questa rubrica e allora eccovi accontentati. Oggi farò la stessa cosa che ho fatto la settimana scorsa, ma con due budget un po' diversi, uno da 300 euro e uno da 500 euro. Vale sempre ovviamente lo stesso discorso. Io oggi ho cercato di consigliarvi un po' di cose diverse da quelle della settimana scorsa e anche ho cercato di mettere cose diverse tra il budget di 300 e il budget di 500 euro, però assolutamente ragazzi nulla vi vieta poi di mischiare le due ipotesi a seconda anche ovviamente dei vostri gusti. Prima di continuare però mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Il canale sta crescendo bene, grazie mille, ma secondo me per la costanza dei video che ci sono su questo canale, nel senso che secondo me ragazzi, se vi fate un giro su YouTube, non so quanti canali di Pokémon facciano uscire video tutti i giorni, e anche per i contenuti, perché vedo che comunque sono molto apprezzati, per me questo canale ha ancora tantissimo potenziale di crescita. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, lasciate un like e se vi va, attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati su tutto quello che succede qui su questo canale, che sia un video o che sia una live. E poi ragazzi, date un'occhiata al sito The Poké Hunter Store, sapete benissimo che su questo sito, se utilizzate il codice PROFETA3, avrete il 3% di sconto su tutti i prodotti che sono in vendita. E di prodotti in vendita ne troverete veramente un sacco, dagli accessori per le carte e non solo, fino ad arrivare a tutto ciò che è possibile spacchettare, quindi ETB, collezioni, box, lingua inglese, italiana, giapponese, prodotti in prevendita. Quindi ragazzi, dateci un'occhiata, The Poké Hunter Store. Ma adesso andiamo a partire e questa volta voglio partire dal budget un po' più alto, quello di 500 euro. 500 euro, ragazzi, è un bel budget. Ovviamente ho sempre cercato di fare un mix tra carte singole e prodotti sigillati. Partiamo subito con le carte singole, ragazzi. Ci sono le promo XY, lo sapete, sono molto belle, ma ce ne sono quattro che secondo me sono le più belle del set XY. Sto parlando ovviamente di Blastoise, Venusaur, Charizard e Pikachu X. Promo XY, sono quattro carte stupende, in questo momento le state vedendo vicino a me, per una spesa di circa 150 euro ad oggi ve le potete portare a casa tutte e quattro. Il difficile qui è trovarle in condizioni almeno near mint, perché spesso hanno dei difetti sul back, non sono dei near mint ma sono degli excellent, quindi se le comprate su Card Market, consiglio personale, fatevi sempre mandare una foto, soprattutto del back. Il front solitamente è in ottime condizioni. Charizard è la numero 121, Blastoise la 122, Venusaur la 123, Pikachu la 124. Quattro carte stupende che non solo raffigurano questi Pokémon iconici, forse i più iconici insieme a Mew e Mewtwo del brand Pokémon, ma sullo sfondo ci sono anche altri Pokémon dello stesso seme. Quindi Blastoise è raffigurato insieme ad altri Pokémon acqua, Venusaur, erba, Charizard fuoco e ovviamente Pikachu elettro. Fateci un pensierino perché secondo me queste carte sono destinate un domani a salire molto di valore. Poi, come sapete, gennaio del 2022 uscirà il nuovo videogioco dedicato soprattutto al Pokémon Arceus. Purtroppo vi avrei voluto consigliare la promo XY83, ma costa già veramente troppo, 40-50 euro, quindi spero che mi abbiate dato retta qualche mesetto fa quando vi andavo a consigliare quella carta lì. Però devo dire che la XY116, che sicuramente non è bella quanto la XY83, è una carta però anche questa di tutto rispetto e questa, devo dirti in lingua inglese, si trova ancora intorno ai 15 euro. Quindi io una copia di questa carta, near mint, la prenderei, me la metterei lì in collezione e aspetterei il 2022. Perché come sapete poi a volte un videogioco anche da solo può far aumentare l'hype intorno a un Pokémon e se io poi vado a vedermi le carte di Arceus, sicuramente queste promo qui sono tra le carte più belle mai realizzate dedicate a questo Pokémon. Poi, ragazzi, ovviamente abbiamo 500 euro, bisogna fare un po' di investimenti sul Sealed. E allora, siccome a ottobre esce uno dei set più attesi, forse degli ultimi anni, sto parlando ovviamente del set dedicato al 25° anniversario Pokémon, da noi tradotto Gran Festa,
io andrei a comprare questi tre prodotti. Un ETB semplice, ok? Una collezione ultra premium e una valigetta, un bauletto metallico da tenere chiusi, non da spacchettare. Qui, ragazzi, si sta parlando di investimenti. Quanto spendere per questi tre? Ma io ho già visto qualche prevendita aperta, ma secondo me questi tre prodotti, se sapete comprare bene, li trovate in totale a non più di 240 euro per tutti e tre, eh? Io ho visto alcuni negozi che hanno messo già dei prezzi un po' più alti, però secondo me, ragazzi, tra ETB, Ultra Premium e Bauletto, con 240 euro riuscite a prenderveli tutti e tre. Quindi abbiamo speso 240 per i tre prodotti Silat del 25esimo, 150 per le 4 promo XY, siamo a 390, 15 per l'Arceus promo e quindi siamo a 405. A questo punto abbiamo ancora 95 euro da spendere. Come li andiamo a spendere? Beh, io andrei a comprarmi, se non lo avete già, due hardset completi. Quindi, quando si parla di hardset, si parla di tutte le bustine con i vari artwork di Eclissi Cosmica. E la stessa cosa farei con Gioco di Squadra. Sono due set molto molto belli a livello di carte e anche a livello di artwork delle bustine. Sono forse tra i set più belli da vedere esteticamente dell'epoca Sole e Luna. Ad oggi un hardset completo di Eclissi Cosmica ve lo portate a casa con circa 20 euro, quindi andandone a prendere due, 40 euro. Gioco di Squadra costa anche qualcosina in meno, quindi con 30 euro secondo me riuscite a portarvi anche qui due hardset a casa. Quindi in totale 70 euro e vi siete portati a casa due hardset completi di Eclissi e due hardset completi di Gioco di Squadra. A questo punto abbiamo ancora 25 euro per arrivare al nostro budget di 500 euro e io inizierei a fare qualche piccolo investimento per quanto riguarda le carte che un domani potrebbero avere un boost di valore per grazie al competitivo. Se avete seguito il video di ieri, sapete che ho consigliato diverse carte e alcune di queste erano appunto Zapdos di Galar. Andrei a comprarmene due copie per un valore totale di 10 euro e tre Calyrex Shadow Rider, Cavaliere Spettrale, per un totale di 15 euro. Ne andrei a comprare appunto tre. Quindi 15 euro per i tre Calyrex V, 10 euro per i due Zapdos di Galar, carte che sicuramente vedremo molto utilizzate l'anno prossimo nel meta del competitivo. In questo modo abbiamo fatto un mix tra bustine sigillate, prodotti sigillati e carte singole, promo soprattutto, ma anche alcune che potrebbero rivalutarsi grazie al competitivo. Totale spesa 500 euro, il nostro budget di partenza. Ma adesso andiamo a vedere un budget un po' più piccolo, quello di 300 euro. Anche qui, ragazzi, non mi priverei di un ETB del 25esimo anniversario, quindi un ETB Gran Festa, 60 euro. Qui ovviamente abbiamo un budget minore, quindi non vado a spendere 240 euro su 300, tutto sul 25esimo, ma cerco di differenziare un po' più così il mio, tra virgolette, portafoglio Pokémon. Quindi un ETB di Gran Festa lo vado a prendere, circa 60 euro. Poi andiamo sulle singole. Una carta che vi ho fatto già vedere tante volte, che secondo me è una bella carta su cui investire, è il Baby Trio Giappo in giapponese, Cleffa, Togepi e Igglybuff. Questa carta sta ad oggi sui 35 euro circa. Ne andrei a comprare due copie. Cercherei di comprare due copie almeno near mint. Come sapete, il Giappo è un'ottima lingua, se non la migliore, per mandare a gradare le carte. Io qui andrei a comprare due Baby Trio e proverei poi a mandarli a gradare, se non tutti e due, almeno uno dei due assolutamente sì. A questo punto abbiamo preso l'ETB di Gran Festa, abbiamo preso due Baby Trio e siamo a una spesa di 130 euro. Andrei anche qui su altre promo. Non vado sulle promo che vi ho detto prima, ma su altre, sempre dell'epoca XY, che a parere mio ha le promo più belle degli ultimi anni. Vado a prendere in doppia copia un Jirachi XY112, lingua inglese, per una spesa totale di circa 30 euro. È una carta che costa sui 15, quindi andandone a prendere due, 30 euro. E sempre restando su Jirachi, vado a prendere anche una copia sola di Jirachi XY67A.
Carta molto molto bella, questa cercherei di pagarla anche un 30 euro, che è un po' di più del valore Near Mint che trovate su Kermarket, che sta sui 25, perché la vorrei più possibilmente vicino alla gradazione Mint. Perché? Perché questa sarebbe una carta da mandare a gradare. Se vi prende un 9, se vi prende un 10, qui avete una carta che un domani davvero potrebbe valere veramente tanti tanti soldi. Abbiamo speso quindi prima 130, adesso ne abbiamo spesi altri 60, siamo arrivati a 190 euro. Abbiamo ancora 110 euro da spendere. Come li andiamo a spendere? Beh, andrei a prendere due carte, cioè, o meglio, una carta ma in doppia copia, al momento veramente svalutatissima. Parlo del Charizard Grand Prix Lingua Giappo. Ormai questa carta sta sui 12-13 euro, quindi andandone a comprare due copie vado a spendere 25 euro. È una carta comunque sì svalutata, ma stiamo sempre parlando di un Charizard in lingua giapponese e quindi di una carta potenzialmente ottima da mandare a gradare. Poi abbiamo ancora 85 euro circa da spendere. Come li andiamo a spendere? Beh, se avete la possibilità di comprare un ETB di futuri campioni in lingua italiana a 50 euro, fatelo, ragazzi. È vero, futuri campioni è un set che, tolti quei due Charizard, ha veramente poco se non nulla, ma un domani chi vorrà trovare quei due Charizard e non vorrà spendere 200-300 euro per andarli a comprare singolarmente, vorrà spacchettare. Futuri campioni non ha i box da 36, che cosa andrà a comprare? Andrà a comprare gli ETB che contengono 10 bustine e in più contengono anche quella promo di Charizard che ad oggi ve la tirano dietro, ma un domani potrebbe anche rivalutarsi. Quindi un ETB di futuri campioni sealed da tenere, assolutamente consigliato. Abbiamo ancora circa 35 euro da spendere e anche qui, come prima, col budget da 500 euro, andiamo a consigliare un paio di hardset di bustine da tenere sigillate. Prima vi ho consigliato Eclissi Cosmica e Gioco di Squadra, adesso vi consiglio Ombre Infocate. Perché? Perché comunque Ombre Infocate è uno dei set più interessanti degli ultimi anni. Dentro lì sappiamo che c'è un bel Charizard da trovare. Al momento un hardset completo ve lo potete portare a casa con circa 17-18 euro, non di più. Ne prendiamo due, ecco lì che abbiamo fatto 35 euro e siamo arrivati anche qui alla chiusura del cerchio, 300 euro. Ovviamente le bustine cercate di comprarle al minor prezzo possibile, controllate sempre che non siano bustine risigillate. E basta, tutto qua. Abbiamo anche qua fatto la spesa col nostro budget da 300 euro. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate dei consigli che vi ho dato oggi. Ovviamente, come vi dicevo prima, potete benissimo mischiare, cioè se preferite l'hardset di gioco di squadra, lo prendete e lo mettete al posto di Ombre Infuocate nell'ipotesi del budget da 300 euro. Se il Baby Trio vi piace tantissimo e lo volete prendere in doppia copia spendendo 70, magari non lo so, togliete i due hardset, tutti gli hardset di Eclissi e di gioco di squadra che la spesa faceva 70 euro, togliete quello e ci mettete i due Baby Trio. Insomma, ve li potete giostrare un po' come volete. Io cerco sempre di darvi tante tante alternative in modo che poi voi possiate attingere un po' di qua e un po' di là. Ragazzi, come sempre, è stato un grandissimo piacere. Ci vediamo domani, come sempre, ore 16. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella e date un'occhiata anche ai nuovi abbonamenti che dalla settimana scorsa sono attivi sul canale. Tante offerte per voi dedicate. Ovviamente, per chi non vuole abbonarsi, non cambia assolutamente nulla. Come vedete, sono sempre qui ogni giorno, gratis, a fare video per voi. Però, se vi fa piacere avere anche dei servizi extra, date un'occhiata anche ai tre livelli diversi di abbonamento. Grazie mille ragazzi, davvero, ci vediamo domani, ore 16, sempre qui a parlare di carte Pokémon. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao!